Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente oggi avranno inizio i lavori di trattamento acustico del mio nuovo studio. Sicuramente sentite già l'audio lievemente migliore, ma questo perché mi hanno portato il letto e quindi già il materasso di per sé è un materiale fonoassorbente, quindi sicuramente l'effetto navata del Duomo di Milano un pochino si è andato perdendo, ma ci sono comunque altre cose da fare, perché comunque voglio proprio evitare dall'inizio, o quantomeno in toto, questo riverbero che a me personalmente dà fastidio, ma sicuramente non rende l'audio proprio ottimale. Ergo, vado adesso a prendere Francesco di Open Your Midi, che è appena arrivato. Voglio fare una, non dico breve intervista, ma comunque fare qualche domandina, in primis perché mi piacerà farvelo conoscere, ma soprattutto perché voglio capire come fare il lavoro e giustamente spiegarlo anche a voi. Ergo, aspettate qualche minuto che torniamo qui con Francesco. Ed eccoci qui, amici, io e Francesco di Open Your Mind. Saluto al pubblico. Ciao a tutti. Allora, il signorino qui vicino è quello che mi darà una mano a, ovviamente, o meglio, che lui farà, perché io non so fare niente, a fare il trattamento acustico di questa stanza. E già partiamo da un piccolo consiglio che mi ha dato, perché come avevo già detto anche nei video di presentazione dello studio, io ovviamente la postazione ce l'ho aquí. Invece, Francesco, che consiglio mi ha dato? Di sfruttare la lunghezza della stanza piuttosto che la larghezza, anche perché tu dietro di te alle spalle hai la vetrata, quindi che è un grosso problema per le riflessioni. Magari sfruttando la lunghezza potresti anche aprire l'armadio che dà già di suo un potere fonoassorbente quando vai a fare un editing oppure una produzione audio. Già di suo lo fa. Che tecnicamente l'avevo anche valutata, non mi era piaciuta molto come soluzione, però se è una cosa più funzionale, insomma, preferisco la funzionalità alla bellezza. Però ora ti voglio fare qualche domandina, perché Sì. insomma non tutti magari sanno cosa sia un trattamento acustico. Ergo appunto, cos'è un trattamento acustico e perché e quando utilizzarlo? Trattamento acustico è diverso dall'isolamento acustico, cioè l'isolamento acustico tende a non far uscire ed entrare il suono all'interno della stanza e al di fuori, mentre il trattamento acustico tende a una soluzione diversa, un significato diverso, cioè a quello di migliorare il suono all'interno della stanza, quindi evitando magari le prime riflessioni delle casse, evitando tutte le riflessioni del vetro, dei materiali più riflettenti. Ok, e quando è che lo consigli? Cioè, in che occasione lo consigli? Lo consiglio nel momento in cui qualcuno debba migliorare l'acustica all'interno della stanza, nel momento in cui deve fare musica, lavora con la musica, O magari chi fa perché contenuti no, video chi come fa contenuti sottoscritto? video come fai tu, oppure perché no anche chi fa gaming e ha bisogno magari o vuole per suo interesse fare un trattamento acustico per migliorare l'audio. O magari anche chi è nerd di musica, gli piace soltanto ascoltare se lo fa. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche chi è audiofilo, insomma. Ok, quando si fa un trattamento acustico, no? E giustamente tu hai spiegato il perché si fa, questo riverbero che si crea, cioè da cosa dipende fondamentalmente? Il riverbero si crea dall'assenza di materiale all'interno della stanza, cioè la stanza è vuota in questo momento, tu non hai, a parte il letto, non hai nient'altro. Perché fondamentalmente molti usano o le famosissime scatole delle uova, oppure addirittura tendono a riempire la stanza in modo veramente allucinante per Allora, sopperire. il famoso trucco delle scatole delle uova, se le scatole delle uova sono vuote, non funziona niente, cioè il suono passa dall'altra parte, quindi purtroppo non fa niente le Se no scatole prendiamo quelle delle biologiche e le mettiamo al muro delle uova. e poi ci Potrebbe, escono magari se le frittate. lasciate le uova dentro potrebbe funzionare. Eh sì, ci sbatti col computer e via Sì, di bestemmie. certo. Okay. Quindi, allora, adesso andiamo direttamente al lavoro, però appunto voglio chiedere a Francesco cosa farai oggi? Allora, oggi andremo a fare delle misurazioni con Rev, Room EQ Wizard, è un programma gratuito che consiglio a tutti. C'è una piccola versione a pagamento che sblocca alcune funzioni particolari, ma nulla di diverso da quella free. Consiglio a tutti di scaricarlo sul sito. Ma che poi Avete può anche bisogno di dirlo, un... eh? Come? Può anche dirlo il tuo sito internet, tanto può essere in descrizione. Sì, il mio sito internet è E il openyourmidi.com. sito di Wizard? Il sito di Room EQ Wizard è un sito dove potete scaricare questo software assolutamente gratuito. Avete bisogno di un microfono per misurazioni e avete bisogno di una scheda audio, interfaccia audio esterna che vi faccia collegare il microfono alla scheda che vi riprende poi l'audio che noi manderemo
attraverso le casse, che non è altro che un rumore rosa, un segnale di test. Perfetto, un po' come la scheda audio, come la M1294. Un po' come quella che tu sì, con un ingresso microfonico. Perfetto, quindi ora, bando le ciance, ciancia le bande, e andiamo direttamente al lavoro. Dai. E mentre Francesco ride per il mio recente strafalcione, ed ecco in primis la nuova disposizione dello studio. Quindi, qui dietro di me, prima c'è la scrivania, in realtà l'abbiamo messa per lungo, sfruttando tutta questa parte. Lo so, non è bellissima la porta, non è bellissimo l'armadio, però ripeto, meglio la funzionalità alla bellezza. Ovviamente sempre da trovare un buon mix, però insomma, si fa quel che si può. Di Francesco ho già capito una cosa, ora si orienta su altre marche, però è un piccolo bimbo Focusrite. E infatti poco dopo ha deciso di utilizzare la mia M-Audio, capito? Prima mette le Focusrite così a destra manca, no? E poi alla fine utilizza la M-Audio, che tu consigli, vero Fra? No. Come no? Questo accrocchio, questo microfono, 300 euro ragazzi, 300 euro per la calibrazione. Se sentite questo rumore, perché stiamo calibrando, giusto Francesco? Sì. Stiamo calibrando, mi ha confermato appunto questa cosa. Quindi un discorso di distanze, di volumi, decibel. Insomma, c'è un bel lavorino da fare. Francesco, allora spiegaci questo bellissimo suono della calibrazione. Allora, la calibrazione su Rev va eseguita in maniera scrupolosa ogni volta che si usa e ogni volta che si cambia microfono oppure si cambia interfaccia audio. Perché ovviamente sia l'interfaccia che il microfono hanno una risposta in frequenza diversa, quindi va calibrato. Viene calibrato con un segnale di test, che non è altro che un rumore rosa. Vengono creati dei file cal, cioè dei file di calibrazione, che vengono caricati nel software. Quindi una volta caricati i file di calibrazione, potete proseguire con la misurazione. La misurazione viene fatta tramite un segnale di sweep, cioè un segnale di test che però copre tutto un range di frequenze da 20 a 20.000, così da darvi una risposta in frequenza del vostro impianto e il tempo di riverberazione. Abbiamo scoperto che esiste anche il rumore rosa dell'Himalaya, giusto? Sì, certo, quello c'è sempre. Attenzione. Bella sta cosa, mi piace. Ma più centrato di così. L'utilità della sedia da gaming. Più centrato di così non si può. La prima cosa che bisogna fare, sempre, sempre, io lo dico a tutti, è salvare la misura. Salvarla con i suoni Windows comunque? Sì, sempre. La risposta in frequenza è un po', diciamo, no, non è critica. Nel senso, tu hai delle casse che non sono fatte per fare produzione, musica, quindi ovviamente la risposta in frequenza è quella che è, soffre molto sulle basse frequenze. Adesso andiamo a vedere il tempo di riverberazione. Il tempo di riverberazione non è altro che il tempo che il suono impiega ad abbattersi fino a meno 60 dB nel momento in cui tu stoppi il segnale di test. Quindi tecnicamente più lungo questo tempo e più c'è riverbero, più da fastidio. Esattamente, sì. Sì. Quindi allora la prima cosa che si può fare è andare a coprire le prime riflessioni del vostro impianto, ossia c'è un piccolo trucco per fare questo. Mettete un povero Cristo, un vostro amico, con uno specchio e gli fate fare il giro perimetrale. Nel momento in cui in questo specchio voi vedete la cassa, mettete un pannello. Questo è un piccolo trucchetto per cercare di coprire le prime riflessioni. Sì, questo lo conoscevo, devo dire, il trucchetto dello specchio. Sì, sì, bravissimo, un po' tutti. Quello che ti posso dire è, innanzitutto potresti andare a coprire la zona che ti interessa qui sopra a te, in modo da coprire la prima riflessione in alto, quelle laterali, che sono le prime, e ovviamente dietro per abbattere, diciamo, anche se comunque il tuo impianto non ha quella carica di bassi potente che spara contro la parete, comunque vada a schermare almeno un minimo anche dietro l'impianto. Si fa sempre, soprattutto se l'impianto, i vostri near field, monitor da studio, quello che avete, hanno un bass reflex, e quindi questo bass reflex pompa le basse
anche posteriormente, quindi non solo la parte frontale, e lì andate a mettere qualche pannello giusto per controllarlo un po' di più. Quindi praticamente uno lì sopra, giusto? Io ti consiglio due qui sopra piccolini che vanno appesi. Perfetto, sì, quelli appesi, sì, sì. Per abbassare un po' il tetto, e quindi dicevo, per il tempo di riverberazione. Quindi entra di roccia i pannelli? No, purtroppo vale. Non si può fare, quindi dovrebbe essere fatto un controtetto con una lana di roccia, in modo che diversi pannelli della roccia, di lana di vetro, comunque materiale molto fonoassorbente, che cerca di controllare quel tempo di riverberazione e di non far uscire una curva così poco controllata dell'RT60. Curva in italiano, perché poi in altre lingue vuol dire altre robe, ma comunque poi anche gli angolari, mi stai dicendo, uno lì, uno allora, lì. Gli angoli sono per le, gli angoli di solito si mettono, di solito, di norma, si mettono per le basse frequenze. Per controllare le basse frequenze io consiglio sempre di acquistare delle bass trap, e consiglio l'azienda KM che si trova a Napoli, fa degli ottimi pannelli per tutti i prezzi, sia economici sia di un po' più costosi, ma comunque hanno un coefficiente di assorbimento molto buono. Vi consiglio di fare un giro sul loro sito. E dicevi, perché veramente poi le bass trap servono perché agli angoli si vanno a incuneare le frequenze basse. Esatto, sì, soprattutto negli angoli dove si sviluppano a 3, lì di solito va messo... Ci piace lo sviluppo a 3 comunque. Sì, di solito, vero. Di solito va messo un cubo di un poliuretano con 3 bass trap, 1, 2 e 3, che seguono gli angoli. Che siano scanalati, che siano tondi, che siano lisci, diciamo che hanno tutti un po' lo stesso, la stessa funzione, cambia magari il coefficiente di assorbimento, oppure potrebbero essere messe delle bass trap con una risonanza di Helmholtz, cioè sono delle bass trap in cui praticamente coprono solo la parte frontale, dietro è vuoto, ma è fatto apposta per far sì che il suono abbia diversi punti di impatto. E io devo dire che quando si è messo lì Francesco ho sentito un uno schiaffo di basse. Sì, sì. Francesco sei bellissimo. Poi ti volevo dire, mi parlavi anche di quelli dietro lo schermo, diciamo che riflettono la voce quando parli. Beh, dietro lo schermo sì, a parte per chi magari ecco deve fare delle registrazioni dove si trova purtroppo e ovviamente di fronte a all'impianto, di fronte allo schermo, per schermare un po' sia il suono che viene da noi, che sia una chitarra, che sia una voce, ma anche per il bass reflex, che basta. Ma anche per il bass reflex. Abbiamo quindi finito di fare questa sorta di progetto, ovviamente su parola, neanche su carta. Ovviamente Francesco mi farà 2-3 progetti in 3D in modo che possiamo valutare meglio la soluzione. Come ti è sembrata questa giornata tra il professionale e la follia? Molto, molto divertente, cercheremo di fare un trattamento acustico adeguato, senza strafare. L'importante, ricordo a tutti, quando si fa un trattamento acustico, non andare a riempire la stanza di pannelli come vedo fare ovunque, perché si va a creare una sorta di camera anecoica dove il tempo di riverberazione non esiste, e andate a creare più problemi che altro. Quindi questa giornata è conclusa, quindi farò un secondo video ovviamente quando Francesco mi presenterà i progetti, i progetti magari, e poi insomma farò appunto questo secondo video dove tratterò appunto l'installazione di queste cose. E niente, allora vi voglio mandare un saluto anecoico a voi e... Ciao a tutti. Anche tu fai un saluto anecoico? Assolutamente sì, sempre. Dai, ciao ragazzi, al prossimo video.